Samuele Galeano, il direttore artistico, quattro appuntamenti che si concluderanno con un quartetto d'archi della Scala. Si comincia sabato 1 aprile e si conclude il 14 maggio. Sotto il profilo tecnico, cosa riserva questa edizione dei concerti al Santuario? Sì, oggi abbiamo presentato la decima edizione dei concerti al Santuario, questa stagione che ormai è diventata un punto di riferimento in tutto il territorio, e quest'anno, proprio perché era la decima edizione, abbiamo voluto dare quanto più possibile e, come avete visto dal calendario, culmineremo il 14 maggio col concerto del Quartetto d'Archi della Scala, che sicuramente è un onore per tutti noi poter ospitare una formazione del genere che è possibile seguire soltanto in palcoscenici e teatri internazionali. Sindaco, tornano i concerti al Santuario, quest'anno una chicca, il concerto con il Quartetto d'Archi della Scala, un lusso per Santa Teresa. Assolutamente sì, devo dire ogni anno una sorpresa nuova, un qualcosa di nuovo, un qualcosa di più importante. Siamo giunti alla decima edizione di questa straordinaria stagione che viene fatta ogni anno ormai, che riceve un grande apprezzamento di pubblico. Quest'anno ancora di più, c'è un calendario sicuramente molto ricco. Io voglio ringraziare il presidente della Libera Accademia Musicale, il maestro Galeano, ma anche il nostro gioiello di famiglia, io amo definirlo così, Samuele Galeano, che si conferma ancora una volta non solo un grande professionista e un appassionato, ma soprattutto dimostra ancora una volta di avere a cuore la nostra comunità, la comunità di Santa Teresa, il comprensorio, dandoci la possibilità attraverso la sua direzione artistica di un qualcosa che rappresenta veramente un'eccellenza, un grande livello, un'altissima qualità per un evento unico nel suo genere, una serie di eventi unici nel suo genere in tutto il comprensorio, e che ovviamente non fanno altro che innalzare quella che è la proposta e l'offerta della nostra comunità di Santa Teresa di Riva. Padre Ettore, ospitare al Santuario di Santa Teresa di Riva una kermesse che si concluderà con un concerto importante, un quartetto d'archi, il Quartetto d'Archi della Scala. Mi pare che Santa Teresa non possa chiedere di più sotto il profilo musicale. Beh, su questo sicuramente penso gli esperti dicono che questa kermesse dei concerti al Santuario, anche attraverso queste persone, questi professionisti appunto della Scala, penso abbia raggiunto veramente livelli molto molto alti, e di questo ringraziamo. Per noi diventa anche un modo per così scrollarci definitivamente da anni insomma, difficili, in cui per un motivo o per un altro insomma, questo appuntamento è saltato, soprattutto alludo chiaramente alla pandemia. Fa solamente piacere, e ci tengo sempre a sottolineare, è un evento non solamente musicale, è un evento prettamente culturale. Basile, la sua presenza al Santuario per dei concerti che quest'anno si chiuderanno con una chicca, un appuntamento con un quartetto d'archi, con il Quartetto d'Archi della Scala. Per quanto riguarda la cultura, c'è molta attenzione da parte del sindaco metropolitano, lo dimostra la sua presenza qui. Sì, diciamo che il sindaco metropolitano è un po' un grande ombrello dei comuni, ed è giusto che la mia presenza attesti non solo l'importanza dell'evento, ma anche appunto l'attenzione che la città metropolitana all'interno di un percorso generale deve dare appunto ai suoi 108 comuni. Io sono convinto che iniziative di questo tipo, anche di pregio, perché la conclusione dell'evento ha un rilievo importantissimo, serva proprio a fare comprendere come azioni, attività e manifestazioni di questo tipo debbano riavvicinare non solo alla cultura ma anche al territorio chi, al di là diciamo, della presenza fisica del Santuario, può e deve avvicinarsi in questi luoghi che fanno parte della grande cintura della città metropolitana. Ecco, questo è il segno che voglio dare con la presenza, ma soprattutto un augurio che questa iniziativa continui anche negli anni. Basile, la sua presenza al Santuario per dei concerti che quest'anno si chiuderanno con una chicca, un appuntamento con un quartetto d'archi, con il Quartetto d'Archi della Scala. Per quanto riguarda la cultura, c'è molta attenzione da parte del sindaco metropolitano, lo dimostra la sua presenza qui. Sì, diciamo che il sindaco metropolitano è un po' un grande ombrello dei comuni, ed è giusto che la mia presenza attesti
non solo l'importanza dell'evento, ma anche appunto l'attenzione che la città metropolitana all'interno di un percorso generale deve dare appunto ai suoi 108 comuni. Io sono convinto che iniziative di questo tipo anche di pregio, perché la conclusione dell'evento ha un rilievo importantissimo, serva proprio a fare comprendere come azioni, attività e manifestazioni di questo tipo debbano riavvicinare non solo alla cultura ma anche al territorio chi, al di là diciamo, della presenza fisica del santuario, può e deve avvicinarsi in questi luoghi che fanno parte della grande cintura della città metropolitana. Ecco, questo è il segno che voglio dare con la presenza, ma soprattutto un augurio che questa iniziativa continui anche negli anni. Direttore, quattro appuntamenti che culminano con il concerto del quartetto d'archi della Scala. Sentire parlare di Scala in provincia Santa Teresa di Rio in occasione dei concerti al santuario, direi che è più di una chicca questa. Sì, infatti, dei concerti veramente importanti di alto livello. Noi come istituzione siamo sempre presenti, tutti questi anni abbiamo partecipato con il presidente e il direttore amministrativo a questi eventi veramente importanti, e siamo ben felici di stare qui insieme a questa associazione che rispettiamo tantissimo, perché veramente organizza delle manifestazioni di alto livello. 10 anni sono tanti, sempre un'escalation, sempre un appuntamento clou che richiama in particolare l'attenzione. Quanto serve alla musica, quanto serve alla nostra città di Messina? Ma assolutamente tanto, tanto, perché avvicina i giovani a conoscere e a partecipare insomma, a questa attività musicale. Bisogna avvicinare veramente tanto i giovani che conoscono il classico, che conoscono insomma, quello che i nostri musicisti importanti hanno scritto e hanno composto in questi anni. Grazie direttore, con noi c'è anche il presidente del Conservatorio di Messina, Bernava. Bernava, abbiamo parlato appena adesso con il direttore, la qualità degli appuntamenti non si discute, quanto serve alla musica di Messina e provincia una kermesse quale questa dei concerti al santuario? Ma indubbiamente fa parte di quello che è anche il nostro progetto, il nostro programma, cioè quello di portare sul territorio quanto più possibile la gioia dello stupore, della bellezza della musica. Perché dico questo? Io sono presidente di questo conservatorio da 3 mesi, quindi non è che ho passato una via, posso dire di aver avuto grandissima esperienza alla conduzione di un'istituzione così importante. Però io esco dal cinema, soprattutto dal teatro, come sovrintendente del Vittorio Emanuele, e questo è un sogno meraviglioso. E vedere che la città metropolitana e che i comuni nostri siano tanto pronti e propensi ad attivare attività musicali, mi sembra che la scommessa sia quella giusta.